Bentornati su RetroPlay, questa volta parliamo di International Karate Plus, un gioco veramente fantastico, uscito nel 1987 dalla System 3. Questo gioco c'è una storia un po' complicata che adesso andremo a vedere. Vediamo intanto la copertina, che qui c'è una sorta di... sullo sfondo c'è una mezza specie di Steven Seagal, sulla destra abbiamo una specie di Chuck Norris, sulla sinistra un asiatico non precisato che però somiglia un po' a un famoso pugile di cui non dirò il nome. Beh, andiamo al gioco adesso. Ed eccoci al gioco, questa è l'introduzione, vediamo un po' della System 3. Dicevo, questo gioco qui fu pubblicato dalla System 3 nell'87, ma attenzione perché si basava su un'altra serie di giochi. Infatti nell'85 uscì The Way of the Exploding Fist, che vuol dire la via del pugno esplosivo, che fu pubblicato dalla Marble House, che era un'altra casa di software, e poi lo stesso anno, ma più tardi, System 3 pubblicò International Karate, programmato da Archer MacLean, vediamo lì il nome. Ecco, questa era l'intro, adesso passiamo al gioco. Eccoci pronti a giocare appena finisce il caricamento. Dicevo che Way of the Exploding Fist ispirò International Karate, il primo. Poi arrivò questo qui, che era International Karate Plus. Allora, il gioco era praticamente identico, cioè identico, molto simile, solo che la serie di International Karate era molto più curata. Infatti adesso vedremo il gioco. E questo International Karate Plus aveva il vantaggio in più che si poteva giocare in due contemporaneamente, non solo uno contro l'altro, ma in due contro il computer, nel senso che ci sono sempre tre personaggi su schermo, solo che due potevano essere interpretati da giocatori umani, mentre il terzo era sempre interpretato dal computer. E in questo gioco qui non è chi vince, è semplicemente chi non perde rimane. Bisogna cercare di non essere l'ultimo in classifica. Vediamo sopra, ci sono questi pallini che ci dicono quanti punti abbiamo fatto. Adesso noi partiremo, mi sembra con F7, se non erro. Come si partiva il gioco? F3? No, F5? No, con F5 è la musica. Vabbè. Proviamo col fuoco. Ah, col fuoco, era il semplice fuoco. Allora, noi siamo il bianco e dobbiamo cercare di gonfiare gli altri. Ed eccoci a International Karate Plus, un gioco mitico che io nell'87 ce l'avevo su una mitica cassettina della Edigamma con il titolo Super Karate. Pensate un po', roba incredibile. Allora, la figata di questo gioco è che si gioca in tre contemporaneamente, nel senso, vabbè, da adesso siamo il bianco e combattiamo contro due computer, cioè due karateka fatti dal computer. Ma volendo si può giocare in due. Uno fa il rosso e uno fa il bianco, e il blu rimane fatto dal computer. Quindi si gioca in due in collaborazione cioè tutti contro tutti, insomma, tutti contro tutti, perché come vediamo in alto ci sono dei pallini che sono i nostri punti. Boh, beccate questo. Ho fatto l'en plein, come vedete, ho riempito tutti i pallini, quindi ho vinto questo round. Gli altri due, diciamo, il rosso verrebbe eliminato. Se giocavamo in tre, a questo punto il rosso usciva dal gioco. Chi ha meno punti esce dal gioco, in sostanza. Allora, il gioco, come dicevo, è ispirato a Way of the Exploding Fist, ma è molto più figa questa versione, molto più bella. Non a caso Archer MacLean era un grandissimo programmatore. Vediamo anche gli effetti grafici sullo sfondo, quest'acqua animata bellissima. E se ci fate caso, ogni tanto sullo sfondo ci sono anche delle animazioni strane, tipo potrete vedere degli insetti o dei pesci o degli uccelli, non lo so. Però a livello bonus dobbiamo colpire le palle con lo scudo. Se queste palle d'acciaio ci colpiscono in testa, ci fanno molto molto male. Dobbiamo cercare di non essere beccati da queste palle. Aia, che botta! Allora, Archer MacLean è un grande programmatore che fece anche Drop Zone, che era una sorta di Defender con un astronauta, e poi fece anche altri bei giochi, tra cui Mercury Meltdown, più recentemente. Aia, che botta! E poi Jimmy Rewind Snooker, che era un gioco di. Era un gioco di biliardo con una fisica molto avanzata. Stiamo andando male, mi sa che abbiamo quasi perso, eh. No! Purtroppo abbiamo perso perché siamo quelli con meno punti, vediamo sopra. Però
Ma facciamo un altro tentativo. Comunque abbiamo raggiunto la cintura gialla, come vediamo in alto a destra. Adesso ci farà mettere il nome, ma non ce ne frega niente. Ho fatto solo 9.000 punti. Andremo con l'ultima partita. Che altro vi volevo dire di questo fantastico gioco? Che poi la Melbourne House rispose non solo con Fist 2, Exploding Fist 2. Oh, due insieme li abbiamo colpiti in faccia. Non solo con Exploding Fist 2, ma anche con Fist Plus, che era effettivamente un plagio di questo International Karate Plus, perché sì, anche lì si poteva giocare in tre e c'era un mouse game dove però si... Aia, c'è da una capocciata il blu. C'era un bonus game dove bisognava colpire dei ninja col coltello, bonus game che era ispirato a Shinobi, che abbiamo già visto in una delle prime puntate di One Credit Arcade. Cacchio, ci stanno facendo neri, ragazzi. Beccate qui sulla schiena, abbiamo colpito. Beccate qui. Come vedete ci sono parecchie mosse, solo che uso sempre le stesse perché sono più efficaci. Comunque, niente, abbiamo perso un'altra volta, vabbè. Questo era International Karate Plus e vi faccio vedere anche questo bellissimo diorama che i fan del gioco hanno fatto. Ed era un gioco veramente fantastico questo International Karate Plus di Archer MacLean, e con questo vi lasciamo, vi lascio al gioco, cioè vi lascio e basta. E con Chuck Norris e Steven Seagal vi do appuntamento al prossimo episodio di Retroplay. Ci vediamo alla prossima con un altro fantastico gioco. Ah, dimenticavo un'ultima cosa che adesso vi farò vedere. Questo gioco è ricco di piccoli segreti e piccole cose. Vi farò vedere cosa accade se durante la lotta si preme il tasto T sulla tastiera. Se non erro era il tasto T, vediamo un po' se funziona. No, non funziona, porca vacca. Premendo una combinazione di tasti, mi ricordavo che era T ma non è. Ecco, vabbè, questa è la schermata di pausa, che è molto simpatica, ci fa vedere tutte le mosse del gioco. Vediamo un po' se riesco a far calare i calzoni ai disgraziati. Qui niente, non mi riesce. Oh, gli ho dato un pugno in pancia, eh? Come cacchio si faceva? Ci siamo atterrati a vicenda. Mannaggia, perché sto andando a casa. Ah, ho vinto uguale, eh? Bianco vince. Porca vacca. Ma vediamo un po' se stavolta ci riesce. Però porca vacca, i calzoni non calano. Niente, non zero. Come cacchio si faceva? Oh, ce l'ho fatta! Ho fatto calare i calzoni agli avversari, avete visto per un attimo, va bene. Con questa calata di braghe è tutto, ci vediamo al prossimo episodio, questa volta è veramente tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Alla prossima!